Buonasera a tutti. Allora, ci vediamo per questa anteprima del Festival Abellio Ferro che comincerà giovedì, la prima serata per consuetudine qui all'Associazione Cultura e Sviluppo, le altre serate poi itineranti, il programma completo del festival e come anteprima un'intervista a un ospite che ritroviamo, era già stato nostro ospite qualche anno fa, nel 2015, Roberto Perpignani, uno dei più noti montatori italiani nel mondo, vincitore di molti premi per il suo lavoro, era stato nostro ospite per la serata su Pasolini, appunto qualche anno fa. Lo ritroviamo per un'intervista che sarà condotta da Roberto Lasagna, il direttore artistico del Festival Ferrero. Io ricordo che appunto la prima serata si terrà qui, trovate sul sito di Cultura e Sviluppo tutte le indicazioni. Vi ricordo che appunto per la normativa legata al Covid, per gli eventi pubblici è necessario prenotare e lo potrete fare appunto attraverso il sito. Direi che io non ho altro da aggiungere, mi tolgo dall'immagine e lascio a Roberto Lasagna l'introduzione e poi l'avvio dell'intervista con Roberto Pignani. Ringrazio entrambi e a voi. Benvenuti a questo incontro e benvenuto a Roberto Perpignani. Ciao caro Roberto. Ciao. Allora, siamo qui per parlare della nuova edizione del Festival Adelio Ferrero e ci fa molto piacere averti ospite perché sei nei nostri cuori, ma soprattutto abbiamo un grande ricordo della tua partecipazione nel 2015, quando parlammo assieme. Una bella serata qui ad Alessandria in apertura del festival di Salò a 40 anni dall'uscita. Fu una serata davvero spumeggiante, come rimase nel cuore degli spettatori poi la serata successiva dove ci parlasti delle tue esperienze di montaggio portandoci appunti materiali dal postino di Radford, ma anche da prima della rivoluzione, insomma. Sarebbe molto bello riaverti con noi e questa sera è già un modo, quindi davvero grazie. Allora, il Festival Adelio Ferrero quest'anno ritrova un po' l'appuntamento con la critica, il piacere di parlare di cinema, che non è qualcosa di scontato, no? Tante volte si va a vedere un film e oddio il dibattito no. E invece no, parlare di cinema è sempre. Fa parte delle cose che fanno amare il cinema, no? Conoscere il cinema, conoscere i suoi aspetti, conoscere uno degli elementi fondamentali come il montaggio. Allora, tu sei autore, tra le altre cose, anche di un saggio dedicato al montaggio cinematografico, di altri saggi, ma ce n'è uno che ha un titolo, è Dare forma alle emozioni. Insomma, il cinema dà forma alle emozioni. E fra un pochino mi piacerebbe un po' sentire. Un tuo commento sul sottotitolo di quel libro, cioè Tra passato e futuro, se si può parlare di un futuro del montaggio e di un futuro del cinema come quella forma dell'emozione che tanto ci piace. Ma prima di questo ti dico, e dico un po' a chi ci ascolta in questo momento, i temi del Festival Adelio Ferrero di questa edizione, che si svolgerà in 3 giorni. È un'edizione sicuramente sottoposta a tutti i condizionamenti che ci riguardano in questo periodo, però è un'edizione che coraggiosamente porta in scena il cinema italiano e la critica. La critica sin da subito, la serata iniziale avremo ospite Tatti Sanguinetti e ci farà un excursus sul suo film, quell'avventuroso film dedicato ad Andreotti. Che lui ha realizzato nei corsi di tanti anni di lavoro, insomma, è un film fatto di
immagini di repertorio, interviste, ma anche interviste realizzate in prima persona da Sanguinetti, dove Andreotti appare in un ritratto sfaccettato, comunque nel periodo in cui lui si è occupato del cinema, quindi anche di censura. E in qualche modo ritroviamo la continuità con quella serata in cui si parlava di Salò, si parlava di un cinema dell'urgenza e della radicalità. E poi procederemo ambientando il nostro festival nella nostra città, come sempre abbiamo fatto, ma in maniera forse più radicata quest'anno, inaugurando anche un centro culturale che si chiama Visioni 47 nel cuore della città, in via Trotti 47, dove alle 18 di venerdì 9 presenteremo una mostra fotografica dedicata alla storia delle associazioni culturali dal dopoguerra sino ai primi anni 90. E poi un sabato tutto ambientato, per così dire, nel mondo di due maestri, Federico Fellini e lo scenografo Carlo Leva, che ci ha lasciati nel mese di aprile di quest'anno, e il festival è dedicato in buona parte a loro, con una serie di ospiti che vanno da José Altafini, Alvaro Vitali, piuttosto che Maria Teresa Leva, e quindi sulle pagine della pagina Facebook del Festival Delio Ferrero potete avere tutte le informazioni, tutti gli aggiornamenti. Presenteremo diversi libri, quindi anche questo sarà l'occasione per ritrovarsi e per scambiare due battute insieme agli autori. Il programma del festival è sulla pagina Facebook del Festival Delio Ferrero Cinema e Critica, ma è anche sulla pagina dell'Associazione Cultura e Sviluppo, che ospita appunto questo incontro, questa anticipazione. Anticipazione con Roberto Perpignani, che sappiamo essere in questi giorni al lavoro per un nuovo film, un montaggio del film nuovo di Paolo Taviani, e quindi insomma ti chiedo subito, è possibile dare una risposta a quella domanda, cioè il montaggio tra passato e futuro? Cosa si sente? Quali emozioni si sentono in questo momento? Se ci sono delle prospettive? Ben sapendo che per te il montaggio è una forma anche di interpretazione, una forma artistica che ha a che fare in qualche modo con la critica. Tu nasci, tra l'altro, da giovanissimo come uno studioso di psicologia dei bambini. E poi hai avuto modo... Ti viene da sorridere, ma è così, l'abbiamo tirato fuori ancora una volta. Poi hai iniziato a lavorare come assistente al montaggio per Orson Welles, per Il processo, nel 1962, poi un sodalizio con Bernardo Bertolucci, partner prima della rivoluzione, poi uno altrettanto lungo che dura sino oggi, insomma, con l'opera dei Taviani. E molti film che sono rimasti, si può dire, nell'immaginario storico dello spettatore che vede il cinema come una forma d'arte, no? Dalla notte di San Lorenzo, Padre Padrone, ma davvero, davvero tanti sono i film, anche i tuoi film che sono stati premiati, i tuoi premi, uno ultimissimo in Portogallo qualche settimana fa. Mi dicevi che hai vinto un premio in Portogallo, ed è un premio che di solito viene dato, come dire, alle nuove personalità, no? E quindi ti trovi sempre in gioco. Questa è una cosa che ci piace molto di te. Ma dici innanzitutto come stai e come sta il cinema secondo te? Allora, il cinema sta ricevendo una ingiusta punizione dalla pandemia, perché evidentemente, così come ha bloccato tutto, ha anche messo in ginocchio tutti i progetti cinematografici, rendendoli insicuri, rendendoli impossibili addirittura, o comunque a rischio. E le norme del Covid le abbiamo tutti, diciamo, presenti, però pensare ad una troupe cinematografica che debba lavorare in modo così gomito a gomito, letteralmente, questa cosa veramente
crea dell'ansia e crea anche dei rischi oggettivi, perché per un contagio si ferma la produzione. E vabbè, questo è un... Però a parte questo, invece, torniamo proprio a quel titolo che tu mi chiedevi di chiarire. Il titolo era così, che diceva: il montaggio cinematografico tra passato e futuro. Allora, è curioso perché non c'è la presente in quella formula. E forse non era casuale, perché è evidente che io volevo in qualche modo provocare o comunque lasciare aperto un discorso da completare, perché il cinema del passato ci aveva insegnato veramente il senso stesso del fare cinema, non solo le capacità realizzative, le capacità interpretative, ma il perché ci si dedicava al cinema con tanta partecipazione, con tanto impegno civile, letteralmente. E poi, quando passo dal passato al futuro, vorrei portarmi appresso quell'impegno civile. Vorrei che non si lasciasse che i saperi del cinema, che sono anche quelli professionali, che sono quelli del come guidare una sensibilità a diventare espressiva. E allora questa cosa nel cinema accade con grande evidenza, perché è l'incontro di molte personalità che collaborano e che sentono la tematica o comunque l'impegno realizzativo di un progetto al punto tale che ognuno deve aggiungere qualche cosa di determinante. Dunque è una stratificazione senza che nulla poi alla fine diventi subalterno. Questa è un impegno, questo è un impegno far sì che le professioni non diventino professionalizzate, ovvero funzionalizzate a un prodotto commerciale, ma che siano dei veri e propri saperi da declinare a seconda del film che si gestisce, a seconda del film o della situazione nella quale si contribuisce ci si scambia il senso stesso di quello che si sta perseguendo, che venga dalla musica o che venga dal montaggio o che venga dalla fotografia o che venga dal costume, dalla scenografia, la scrittura, la regia, ovviamente, naturalmente, tutto questo, e compresi appunto tanti altri aspetti che sono il suono, che sono in qualche modo il disegno che si va completando di una complessità che è quella dell'essere umano, che è quella del creare delle forme comunicative ed espressive attingendo dalle nostre attitudini espressive profonde e che emergono per naturalezza, emergono proprio perché c'è un sentire che diventa comune. Allora, questa cosa il cinema non la può perdere, ma continuerà a rappresentarla sempre. Quello che c'è a cui bisogna fare attenzione, però, è appunto fare in modo che non vengano meno i modelli, che non venga meno qualche cosa che ti ha conquistato. Un giorno vedi un film e che dici: ecco, c'era il mio maestro. Quando seguivo i corsi dell'esercitazione ai metodi dell'educazione attiva, quando appunto mi stavo formando per lavorare con i giovani, con i bambini, c'era il presidente di quel CEMEA, che era l'organizzazione che appunto aveva il suo progetto di guida nella formazione delle persone. E lui diceva: quando esco da un film mi devo sentire quattro dita più alto. Se questo non avviene,
se questo non avviene, qualche cosa è mancato. Ecco, questo sentirsi quattro dita più alto è l'evento importante che ci troviamo sempre davanti quando qualche cosa ci offre una rivelazione, quando qualche cosa ci offre un qualche cosa che avevamo in nuce, avevamo profondamente, diciamo, connaturato, ma che aspettava di diventare consapevolezza. Ecco, questa cosa il cinema ce la dà e continua a darcela, e ogni volta che vediamo un film speriamo di incontrarla. La cosa che mi sembra veramente affascinante è che ognuno ha qualche cosa tra i grandi professionisti, ha qualche cosa per cui ha sentito che la sua vita si è indirizzata, e si è indirizzata attraverso gli incontri, attraverso le persone, attraverso appunto l'aver scelto. E quando ci sono i montatori che dicono: poi mi sono trovato davanti a una moviola. Ed era curioso, perché dicevi: che ci si fa con una moviola? C'è un pezzo di ferro che trascina della pellicola. Ed era, però era affascinante, perché la prima volta che io sono capitato nella sala di montaggio, che era il garage della Villa Mori, moglie di Orson Welles, a Fregene, quando dovendo andare a lavorare per loro e con loro, mi sono trovato in un ambiente buio con due luci accese in due punti diversi, che erano gli schermi delle moviole, e c'era la sensazione di trovarsi in una grotta dell'alchimia, cioè proprio come se veramente ci fosse qualche cosa che avrebbe preso forma, ma non sapevamo come. E quando Welles ha detto al mio giovane amico di insegnarmi ad usare la moviola, perché io ero assolutamente digiunissimo, non sapevo come era fatta la pellicola. Certo. E io ho imparato sotto lo sguardo di Welles per una decina di giorni, ogni volta con un compito sempre più complesso, ogni volta con un compito sempre più impegnativo, e sentivo che, sbagliando, accartocciando la pellicola, facevo delle cose orrende, però sentivo che ho avuto la sensazione che non ho mai incontrato una persona così paziente, lui che era impaziente per natura, cioè era uno che avrebbe potuto mettere veramente a disagio chiunque, e invece con me è stato di una generosità incredibile, e c'era un fine, però aveva bisogno di un buon giovane collaboratore, dovevo formarmi bene. Quando se n'è accertato, a questo punto è diventata per un anno intero una vera e propria full immersion, perché si dormiva 4 ore, si dormiva 3-5 ore, cioè c'era una cosa, però questa cosa era anche una cosa che non, di cui non sentivi in qualche modo il condizionamento, la coercizione, non rispondevi ad un dovere, ad un diktat, rispondevi a un qualche cosa che sentivi che di giorno in giorno ti stava inspessendo rispetto appunto alle tue esperienze, alle tue emozioni. Io volevo mostrare la cosa che ho qui nel libro di Roger, che poi dopo erano queste due fotografie qua. Sì. Sono le fotografie che mostrano, non so se si vedono, più o meno, e sono le fotografie che mi mostrano alla tavola di montaggio con lui accanto, ed è miracoloso il fatto che esistano queste due fotografie, perché in genere i montatori non vengono ripresi o fotografati insieme ai registi. Invece un giorno mi ricordo che a Parigi entrò un fotografo, disse: posso fare alcune fotografie? E lui disse: sì, le faccia pure qui. E lui si mise dietro di me mentre io lavoravo. Grandissimo. Miracoloso, perché altrimenti non avrei potuto dire
con certezza, io ho lavorato con Wells, tant'è vero che questa cosa è stata equivocata, qualcuno ha pensato che avessi montato il processo, dico no, non ho montato, l'ha montato lui, era lui che montava, ed era entusiasmante intuire che cosa, perché non è che spiegava nulla, anzi succedeva che quando io facevo un errore, più o meno, ovviamente molto piccoli, diceva perché ha fatto questo, e io quando rispondevo pensavo che, lui mi rispondeva puntualmente ogni volta, lei non deve pensare, che avrebbe ammazzato chiunque questa frase. Io per un anno intero l'ho mandata giù e poi c'è stata un'opportunità per cui gliela potessi rigirare contro. Però comunque la cosa vera è che io da Wells ho imparato a pensare. È la cosa che si è rivelata poi vera, cioè profonda. Ma infatti il montaggio è anche una forma di pensiero. Beh sì, direi proprio che è un'educazione al pensiero, cioè a lasciar emergere un pensiero che a volte è latente, che è lì che cerca una via di espressione, e la cosa molto bella è che quando io incontro i montatori, che stimo evidentemente, e ne ho incontrati tantissimi, si sente un qualche cosa che ci appartiene a tutti, e la frase dell'uno potrebbe essere detta dall'altro, perché abbiamo tutti fatto quell'apprendimento, diciamo, che era basato sulla sensibilità, oltre che sui sensi, era proprio sulla intuitività, sul cercare di aprire, di togliere il velo che impediva appunto di dare una forma concreta alle idee, no? Certo, ma ci sono dei film dove tu ti senti più autore rispetto ad altri? Ma la parola autore mi imbarazza, mm-hmm. Non mi piace come è usata, dunque figurati, attribuisco. E invece collaboratore stretto, sì. Perché a volte con gli italiani la cosa è stata sempre molto bella, perché a parte anche gli altri, Bernardo e tanti altri, Michael, Rafford e via dicendo. L'occhio, Nanni Moretti, tanti altri. Certo. Nanni Moretti, però con gli italiani succedeva questo, che loro erano già, diciamo, conformati per avere una loro... una loro compiutezza, perché per me erano già dialettici tra loro, dunque non dovevano cercare altre, diciamo, altre manifestazioni che per assumere appunto peso compiuto. Però la cosa buffa è che al montaggio, mentre nelle riprese loro dirigevano un'inquadratura per uno, alternandosi, la troupe si rivolgeva all'unico che stava dirigendo in quel momento, l'altro era da parte come se non ci fosse, e invece quando arrivavano al montaggio si risdoppiavano di nuovo, tornavano a essere due personalità, peraltro niente affatto uguali, e si andava discutendo a tre a quel punto. Il montatore per loro, per 50 anni, perché dal 68 a oggi sono passati 52 anni, per 50 anni noi abbiamo avuto questo piacere di una dialettica senza, cioè sapendo che saremmo dovuti arrivare a delle messe a fuoco, non era una dialettica astratta. Era la dialettica che doveva portare a delle realizzazioni, e questa cosa era bellissima anche quando appunto succedeva che ci sembrava di aver raggiunto il massimo della nostra, diciamo, acutezza, come si dice,
qualche volta a me poteva succedere di dire: posso fare una prova, un'altra prova ancora? Sì, falla. E poi, ecco, è questo quello che cercavamo, perché la sintesi arrivava proprio per esclusione e per snebbiamento. Certo. Un'altra cosa molto bella, lavorando con Bellocchio, con Marco, a Salto nel Vuoto, mi sono trovato un giorno a dirgli: guarda che io nel materiale vedo di più di quello che tu mi stai dicendo, o di più di quello che è nelle premesse. Lui, anziché chiudersi e dirmi: beh no, ma intanto facciamo quello che io avevo immaginato, a questo mi ha detto: ma allora, se tu dici questo, allora. E abbiamo cominciato a giocare una sorta di montare l'uno sulle spalle dell'altro costantemente. Lui diceva: allora facciamo questa cosa. Io gli dicevo: ma allora, se tu però hai preso questa strada, andiamo più oltre. Abbiamo una volta per tre quarti d'ora parlato di un attacco o di una soluzione, e alla fine quella cosa era diventata diversa da quella che era stata immaginata. Ed è bellissimo vedere la materia che ti viene incontro e ti suggerisce. Certo. Volevo intanto allora ricordare ai nostri ascoltatori, che ci sta guardando, il Festival del Lio Ferrero, che si svolgerà dall'8 al 10 di ottobre, con una serata iniziale all'Associazione Cultura e Sviluppo, con Tati Sanguinetti, e una serata dedicata a Federico Fellini, Andreotti e la censura, un incontro presentazione dello spazio espositivo Visioni 47 di Alessandria, questo venerdì 9 ottobre alle 18, un incontro con l'attore Alvaro Vitali a Tip Tap, che è un pub, alle 18 il sabato in via Parma 14 ad Alessandria, e la sera dalle 20:45 al Cine Teatro Alessandrino di via Verdi, una serata con ospiti da Maria Teresa Leva, José Altafini, Alvaro Vitali, Giorgio Simonelli e altri, una serata appunto dedicata a Federico Fellini e allo scenografo Carlo Leva. Con noi in diretta Roberto Perpignani, che è grandissimo montatore e autore di saggi, docente cinematografico, che fu con noi al Festival Delio Ferrero e tra l'altro è uno dei premiati, ebbe il premio Delio Ferrero appunto nel 2015 per il contributo all'arte, alla cultura cinematografica. È sempre molto stimolante il modo in cui Roberto Perpignani si avvicina ai giovani per insegnare loro, per comunicare la sua esperienza in un'ottica sempre, mi verrebbe da dire, progressiva, guardando avanti. E allora mi piacerebbe, anche in un momento verso la conclusione di questo nostro incontro, giocare un po' con Roberto e fargli fare il critico cinematografico, visto che una delle voci del nostro festival è proprio la critica, Festival del Lio Ferrero, cinema e critica, abbinandola a Federico Fellini. Magari gioco sporco, nel senso che non avevamo preparato la cosa, ma insomma, se ci vuoi criticare un film di Fellini, ma anche con una battuta, oppure semplicemente ricordare che negli anni in cui tu ti sei formato, dall'assistente al montaggio per il processo, alla collaborazione con Bertolucci, erano anche gli anni, insomma, dove Fellini furoreggiava tra 8 e mezzo, la Dolce Vita, naturalmente cinema diversi, ma comunque periodo di grande intensità, di grande, come dicevi all'inizio, anche autenticità, bisogno di un cinema della coscienza civile. Forse nel caso poi di Bertolucci, Taviani, non è mai venuta meno, insomma, questa visione. Però sentiamo un po' la nostalgia di quel cinema lì, ecco. Ricostruirlo. Cioè, non è tanto un ricostruire qualche cosa perché si debba recuperare i pezzi andati in frantumi. C'è da riconcepirlo, diciamo, perché quello era il periodo, lo sappiamo benissimo, dell'impegno più che civile, addirittura ideologico, era l'impegno politico, era l'impegno del militare. Allora, il cinema militava
E quando si diceva appunto, ma il cinema commerciale è il cinema colto, è il cinema militante, è il cinema, beh, sono antitetici. Io ho sempre reagito dicendo non sono antitetici, sono complementari. Allora, che ci debba essere un cinema che va nelle sale per un consumo, diciamo, leggero o comunque in qualche modo dello svago il più, diciamo, intelligente possibile, se vogliamo, però, ma gli stessi western erano realizzati da registi intelligentissimi, coltissimi, cioè era impressionante. Cioè, c'era gente dietro la macchina da presa che aveva veramente un senso compiuto del cosa si poteva offrire di meglio alla propria società. Ed era fondamentale. Mentre oggettivamente ci sarebbe da riscoprire cosa può essere oggi, cosa ci può essere oggi di aggregante, di significativo, di condiviso, perché anche questi giovani che c'hanno, ormai gli strumenti ce l'hanno tutti. Quando mi arriva un giovane che deve imparare il montaggio, io non gli devo dare, diciamo, gli elementi per attaccare i pezzi l'uno all'altro per costruire delle continuità, eccetera. Lo sanno già fare, l'hanno imparato in diretta, cioè hanno degli strumenti che li portano a fare delle esperienze immediate. Quello che, non tanto nell'insegnare, ma nel frequentare, nello stare insieme ai giovani, tu gli devi dare il tuo modo di concepire il come, il perché, il dove tutto questo assumerà senso. E allora questa cosa li vedi veramente cambiare espressione. Non sono lì solo per imparare un mestiere, ma che poi sarà un mestiere che entrerà nel mondo della produttività in modo subalterno, perché ci sarà chi gli dirà mi fai questo, questo e questo, e poi lungo tot. E invece una cosa che ha detto un montatore che si è formato al centro sperimentale, quando gli hanno chiesto, dice, cosa ti ha insegnato Roberto? Lui ha detto, ma Roberto non mi ha insegnato a montare, ci ha insegnato l'autorevolezza del nostro ruolo, che è un riconoscimento stupendo. Cioè, io non l'avrei saputo dire se sento qualcuno che me lo attribuisce. E d'altronde un altro ancora diceva una cosa che mi ha stupito quando me l'ha detta, mi ha detto la cosa più bella che tu ci hai insegnato è il valore del dubbio. Che stupendo. Cioè, il montaggio ti insegna le alternative, ti insegna a muoverti in una materia che è flessibile, fluida, sei tu che indirizzi la forma. E allora questa cosa non la puoi schematizzare, non dovresti mai schematizzarla, devi lasciare che ognuno sappia e possa gestire sensibilità, intuizione, valore, diciamo, come impegno, come trasferimento di quello che noi sentiamo di contenere come motivazioni, perché diventino condivise. Ti lascio il tempo di poter intervenire. Qualche giorno fa, parlando con Tatti Sanguinetti, che avremo ospite giovedì sera a Cultura e Sviluppo per la serata iniziale del Festival del Rio Ferrero, allora Sanguinetti, alla domanda: secondo te la critica oggi serve, ha una sua funzione? Vabbè, lui svicolava un pochino, però diceva... Svicoliamo tutti. Esatto, diceva serve allegramente poco al cinema in questo momento. Va bene, però sentendo parlare Roberto Perpignani del tema del dubbio che appunto solleva il montaggio come forma che offre le alternative, le presenta, insomma, io mentre sentivo parlare Roberto pensavo che la critica dovrebbe fare anche questo, potrebbe fare nei casi migliori anche questo, no? Sollevare il dubbio prima che dare delle certezze o scolpire, insomma, la critica
perché entri nella fase del dialogo. Se tu apri un tema e non lo schematizzi, immediatamente quello comincia a darti delle altre prospettive che non hai immaginato. Ed è bellissimo. Cioè, un montatore, ma chiunque sia un po' creativo, uno scrittore, eccetera, spesso va a letto con un'intuizione, sa che ci lavorerà tutta la notte dormendo, il giorno dopo ha la soluzione pronta, perché l'elaborazione era talmente autentica, talmente profonda ed essenziale, che quasi non hai impegnato l'intenzionalità. È la leggerezza della comunicazione reale, no? Un poeta non può cercare la parola, diciamo, ostinatamente, gli appare, quella parola gli apparirà. Ed è, a proposito di Fellini, però, a proposito di cose che fanno parte della formazione, io andavo molto ai cineclub negli anni 50. E comunque abbiamo visto nascere delle opere che erano impressionanti, stupende, cioè tutto l'inizio degli anni 60, tutti gli anni 60, 70, sono stati veramente un... Però trovarsi già all'inizio degli anni 60 a lavorare nel cinema, nel montaggio, eccetera, eccetera, è stata per me una cosa, una fortuna veramente a cui non posso dare una proporzione. Mi sono sentito parte di un mondo in evoluzione, parte di un mondo che cercava delle strade dove i tuoi gesti erano responsabili per forza, ma non erano pesanti. La rottura degli schemi della Nouvelle Vague, che io e Bernardo avevamo assunto come non come un diktat, come un'autorizzazione ad osare, è una cosa che ancora oggi la sento e cerco di trasmetterla ai giovani, perché quella libertà del dire non c'è uno schema che mi farà dire la cosa giusta. La cosa giusta la dovrò cercare, la dovrò in qualche modo lasciare emergere, venire fuori, la dovremo riconoscere quando si sarà manifestata. E questa cosa è una bellissima, un bellissimo comportamento per chi è creativo, e che il cinema conti sulla creatività di tutti è fondamentale. Bisogna stare attenti a non schematizzare, semplificare, in qualche modo rendere, impoverire. Si rischia troppo spesso di dire vabbè, ma che ce vo', no? Una battuta romana, ce vo'. Cioè, non... Però la cosa bella è che quella Nouvelle Vague che avevamo visto nei cinema, c'era arrivato appunto il cinema del sé, cioè, era un qualche cosa che quando Bernardo per esempio mi diceva ti ricordi, c'è stato un momento che mi ha detto ti ricordi l'année dernière à Marienbad, che era di un anno prima, dice ti ricordi i tre carrelli uno dentro l'altro? Noi che avevamo visto il film al cinema non avevamo la cassetta, non avevamo il DVD, l'avevamo solo visto al cinema, ho chiuso gli occhi e ho visto i tre carrelli di cui parlava lui, ed era un'emozione perché abbiamo rifatto tre carrelli uno dentro l'altro, che avevano un'altra forma, un'altra funzione, tutto qua, però quel cinema lo avevamo veramente, lo avevamo assimilato, cioè era entrato, come si dice, in vena, cioè. E dunque quegli anni lì sono stati, quando con gli italiani abbiamo fatto Sotto il segno dello scorpione, era un cinema così diciamo, profondamente identitario, cioè era un'idea che doveva prendere forza, forma, ma più che altro forza, ed era come un costruire un muro a secco, senza malta, una pietra accanto all'altra, e venivano fuori delle composizioni
solide per antonomasia, perché erano veramente il disegno di un'intenzione, di un progetto. E questa cosa è terribilmente formativa quando fai parte di un periodo che ha queste spinte dentro, no? Formare un'idea, la forma di un'intenzione. Dunque, siamo praticamente alla conclusione del nostro incontro. Però so che Roberto voleva accennare a un libro. Sì. Abbiamo ancora qualche minuto. Molto. Se ti va di parlare di un libro, anche perché il nostro festival si dedica di critica e di editoria cinematografica. Nella giornata di venerdì 9 allo Spazio Visioni 47 ad Alessandria, alle 18 presenteremo anche due nuovi libri di cinema, uno dedicato a Robin Williams e Jerry Lewis e uno dedicato all'attore Peter Cushing. Insomma, l'editoria ci riguarda moltissimo. Prego. Beh, Roberto. Vi riguarda anche perché questo libro che abbiamo mostrato è un figlio vostro. È figlio nostro, sì. E però, dicevo, quando parlavamo appunto di un libro sul montaggio, più che sul montaggio è un libro di conversazioni con montatori, e il sottotitolo di questa prima edizione è The Art of European Film Editing, l'arte del montaggio europeo. E questo è, da parte di Roger, è stata una bella provocazione, perché escludeva il montaggio che non apparteneva a questa cultura, di questa parte del centrale, diciamo, del cosiddetto Occidente. E perché tutta intera l'Europa aveva risposto a quella provocazione della Nouvelle Vague, tutta intera l'Europa aveva qualche cosa di profondamente, diciamo, essenziale e impellente da dover esprimere. E dunque questo adesso è il libro nella sua seconda edizione, e ci sono 30 interviste, non più che interviste, sono colloqui tra Roger Crittenden, che è stato un ottimo, meraviglioso montatore, fino a che poi non è stato coinvolto dalla National Film and Television School di Beaconsfield a Londra, e si è dedicato alla scuola. Poi dalla scuola al SILECT, che è l'Organizzazione Mondiale delle Scuole di Cinema, ha ricevuto il premio alla prima edizione nel 2014 del SILECT Teaching Award, e la cosa curiosa è che eravamo nella rosa dei premiabili su 3 premi, e a me mi hanno detto: noi a Roger glielo dobbiamo, però vorremmo darlo anche a te, ma siete 2 montatori, non possiamo su 3 premi darlo a 2 montatori, tu lo avrai il prossimo anno. Io ho detto: beh, mi state prendendo in giro, perché il prossimo anno ci sarà un'altra competizione, un'altra competizione dei premiabili, e invece l'anno successivo mi hanno chiamato: you won, hai vinto, e ho anch'io questo riconoscimento delle scuole di cinema del mondo. E questa cosa mi fa un gran piacere, perché mi ha avvicinato a tutte le persone che hanno dedicato la loro intelligenza e la loro generosità ai giovani, ed è quello che ancora oggi io voglio fare anche con i progetti di ricerca. Benissimo. E noi siamo davvero contenti di aver ascoltato la parola di Roberto Perpignani, che ritroveremo presto con noi. Grazie, Roberto. E rimaniamo in contatto per il Festival Delio Ferrero dall'8 al 10 di ottobre, e sentiamoci presto. Un abbraccio e grazie a voi. Ciao. Un abbraccio, grazie. Ciao Roberto, e a presto. Ciao. Ci vediamo ad Alessandria al Festival. A presto.